Allora, oggi è una giornata particolare nell'ambito degli incontri Ciba Culturasti, dell'Associazione Culturale Ciba Culturasti, perché viene presentato il 7° volumetto dell'associazione. Ecco, ne abbiamo fatti 6 fino adesso, questo viene presentato in ritardo a causa Covid. E questo volumetto succede al primo che era sul fico, il secondo legumi mediterranei, poi abbiamo avuto olive e olio, il mandorlo, abbiamo interrotto i vegetali con l'uovo e poi abbiamo continuato con gli agrumi. Quest'ultimo invece diciamo ha un altro argomento, diciamo così. Ecco, viene chiamato uva e vino, quindi abbiamo riassunto, abbiamo compattato, diciamo, nella solita forma, senza essere troppo estesi, ma andando all'essenziale, quello che uva e vino rappresentano nel mondo delle piante e poi sotto l'aspetto nutritivo, sotto l'aspetto nutraceutico, quindi salutistico, sotto l'aspetto culturale, nel senso più ampio della parola, letteratura, pittura, scultura, proverbi, eccetera, eccetera. E come al solito il libro chiude con delle ricette che il gastronomo Renato Morisco ha composto e che quindi ha messo alla fine di questo libro. Quindi diciamo che è una giornata, diciamo, da ricordare, anche perché questa è l'ultima, siamo a dicembre, l'ultimo incontro di questa associazione che l'anno prossimo farà 10 anni, quindi l'anno prossimo cercheremo di fare qualcosa anche di speciale, in modo che ricorderemo anche quello che è stato fatto in questi 10 anni, tanti incontri, tante rappresentazioni, eccetera, eccetera. E quindi ci auguriamo che con questo Natale, e approfitto per fare gli auguri a tutti i soci, anche che oggi non sono potuti venire magari per qualche motivo, a tutti gli amici, e auguro di buon Natale e di buon anno anche, e con la speranza che nel prossimo anno possiamo riprendere questa attività culturale. E anticipo già che questa attività programmata nell'ambito del comitato scientifico, ecco, prevederà un incontro sui formaggi tipici di Puglia, che avrà come protagonista la professoressa Tantillo. Poi avremo un altro incontro che, diciamo, avevo nel mio pensiero da tanto tempo, vedere le correlazioni, vedere le interazioni fra cibo e musica. E qui ci saranno diversi personaggi che saranno coinvolti. Poi c'è il professor Marzi, che ha fatto un volume su prodotti alimentari tipici di Puglia, e quindi gli chiederemo di presentarlo. E come quarto argomento, sempre per l'anno prossimo, vedremo di parlare della patata. Quindi ancora auguri a tutti. Sono ben lieto di porgere il saluto dell'Accademia dei Giorgofri, questa accademia che si interessa di agricoltura fin dal 1753, quindi sono passati centinaia di anni, ed è stata sempre protagonista per quanto riguarda il progresso dell'agricoltura nazionale e internazionale. Io oggi parlerò un po', introdurrò questo incontro odierno parlando proprio dei progressi che il vino ha raggiunto nella nostra regione. È da ricordare che fin alla prima metà del Novecento, in fondo, la Puglia era nota per i vini da taglio, cioè erano vini forti, no? Che venivano esportati, no? In Francia, laddove, in tutte le zone dove i vini erano più deboli, quindi avevano bisogno di essere rinforzati, no? dal livello alcolico dei nostri vini. Dagli anni 70-80 tutto questo sta cambiando, e anche la Puglia ha avuto progressi notevolissimi nel settore dei vini, sia vini bianchi sia vini rossi, e anche spumanti, vini rosati, cioè una vasta gamma di vini che sono entrati sul mercato e stanno raggiungendo un successo veramente notevole. A livello regionale noi abbiamo attualmente ben 28
detto DOC, denominazioni di origine controllate, di vini che partono dalla provincia di Foggia, scendono delle diverse province fino ad arrivare nel Salento, e quindi abbiamo una vasta gamma di vini, no, caratteristiche di tutta la regione, quindi che sono molto ma molto promettenti. Quindi auspico che l'incontro odierno, ecco, sia un valido contributo a far conoscere quindi la bontà dei nostri vini.